Una buona serata al pubblico, direttamente con voi, linea diretta con Imperia TV, insieme ai nostri ospiti. Se lo desiderate potrete intervenire anche voi chiamandolo 0183 27 23 23. Questa sera parleremo di politica, parleremo di regione e di regionali. Lo facciamo con l'onorevole Eugenio Minasso di Area Popolare, Nuovo Centrodestra. Adesso poi cercheremo di capire naturalmente che cosa sta succedendo, i cambiamenti che ci sono. Giovanni Barbagallo, chiedo scusa, assessore regionale, esponente del Partito Democratico, buonasera e benvenuto. E ancora Marco Melgrati, capogruppo di Forza Italia in Regione. Buonasera Melgrati, buonasera. Benvenuti a tutti in diretta, rigorosamente in diretta e sempre in collegamento telefonico in diretta. Cercheremo di avere tra poco anche l'onorevole Sonia Viale della Lega Nord, che avrebbe dovuto essere con noi ma è stata trattenuta da un consiglio federale urgente a Milano, e quindi cercheremo di capire anche lì che cosa è successo, se si è parlato solo della questione del Veneto, della fuoriuscita di Tosi, oppure se la Lega ha discusso anche di regionali della Liguria, di questa candidatura di Rixi. Ma allora, cerchiamo un po' di andare con ordine, intanto cerchiamo di capire appunto da Minasso che cosa sta succedendo, perché non più Nuovo Centrodestra. In casa nostra, non in casa. Beh, no, in casa vostra, certo, in questo caso. Nuovo Centrodestra, adesso Area Popolare, un cambiamento in atto anche dalle vostre parti. Allora, non è, diciamo, un cambiamento che era già stabilito in partenza, nel senso che noi ci siamo ritrovati, faccio una brevissima cronistoria, a separarci da quella che era la strada iniziale che abbiamo preso assieme col PDL, perché una parte del PDL ha rifatto Forza Italia e quindi è uscita dal governo. Noi ci siamo ritrovati a voler sostenere in quel momento, era una questione dal nostro punto di vista di responsabilità, l'Italia era un momento difficile, a sostenere il governo, e quindi abbiamo dovuto per forza di cose nel giro di pochi giorni trovare un nome da dare al gruppo, perché il nome PDL, Popolo della Libertà, come quello di Forza Italia, erano di proprietà di Silvio Berlusconi, quindi chiaramente non potevano essere utilizzati, e quindi, essendo di sua proprietà, il marchio se lo è portato dietro. Quindi noi abbiamo in quel momento lì messo questo simbolo, Nuovo Centrodestra, e siamo partiti con questa avventura assieme a Renzi, diciamo, chiamiamola. Adesso in Area Popolare c'è anche l'UDC, però. Diciamo che Area Popolare, più che una cosa che ci tengo sempre a precisare, più che una fusione tra NCD e UDC, perché io proprio abborro da queste cose, perché la somma in politica 2 più 2 non fa mai 4, ma fa sempre 3. Io direi che non è una fusione, diciamo che è un'area, l'abbiamo chiamata area per un motivo ben preciso. Il primo motivo è perché non potevamo chiamarlo Partito Popolare, perché nel 93 c'è già stata la DC di Martinazzoli, si trasformò in Partito Popolare e quindi non si potrebbe più usare quel tipo di marchio, di simbolo che è stato usato nel 93. Però area ci sembrava, diciamo, un luogo dove tutti quelli che hanno una certa idea, diciamo, noi li chiamiamo i moderati, ma poi, come mi avete sentito dire da un po' di tempo, ritengo che i moderati non siano solo nel centro-destra ma siano anche nel centro-sinistra. Io ritengo che di qua a non molto tempo, un anno e mezzo, il quadro politico italiano cambierà totalmente, quindi avremo un'ala estrema di destra, un'ala estrema di sinistra, con partiti anche abbastanza sostanziosi e comunque con consenso, quindi con percentuali abbastanza alte, e poi, diciamo, ci sarà un'area moderata di centro-sinistra e un'area moderata di centrodestra. Ecco, l'area moderata di centro-sinistra penso che sia sulla strada, diciamo, del PD renziano, del Partito Socialdemocratico Europeo. Infatti per la prima volta mi sembra il PD abbia aderito ufficialmente al Partito Socialdemocratico Europeo, e noi siamo sempre stati del Partito Popolare Europeo. Stiamo cercando anche noi di creare un'area moderata all'interno, diciamo, dei moderati, diciamo, più di centrodestra, che comunque possono tranquillamente dialogare con moderati di centrosinistra. Quindi, ecco, ma adesso per queste regionali, che se non sì. erano, anche lei diceva aver sentito indiscrezioni in questo senso, dovrebbero essere ormai alla fine di maggio. Sì, io ho sentito questa mattina il ministro Lupi, mi ha detto che dovrebbero essere state spostate al 31 di maggio anziché il 10 di maggio. E quindi, però, già in diretta, sì, diamo una prima anteprima, che è questa data di fine maggio. Di fine maggio, sì. Ecco, ma Guardi, questa tornata che fate? Con Barbagallo o con Melgrati? Ma noi adesso ci stiamo riunendo con i nostri nuovi alleati, perché noi abbiamo i popolari di Mauro. Intanto aveva fatto un'assist alla Paita, se non erro. Ma questo è un discorso delle primarie, l'ho fatto e lo rifarei, ci mancherebbe, perché è chiaro che tra una persona come la Paita, che comunque fa riferimento a quell'ala moderata di centro-sinistra,
preferisco sicuramente fare riferimento alle primarie, se posso dire chi avrei votato, perché poi si è molto fantasticato su questo, ma non è che abbiamo organizzato le truppe cammellate, ma hanno chiesto chi avrei votato e io voterei per la Paita. E quindi probabilmente molti amministratori di centrodestra, sindaci, assessori di questa provincia, la provincia di Savona, che in questi anni hanno avuto a che fare con la giunta regionale, probabilmente si sono sentiti, magari alle regionali non lo farebbero, ma le primarie l'hanno fatto e quindi hanno votato Paita, e quindi io sarei, oggi rifarei la stessa cosa. Poi con Conferrati, insomma, come vede, non corre buon sangue. E alla fine, ma no, con Conferrati, no, con lei non è corre per niente di buon sangue, anzi siete alle vie legali. Cioè non è... No, io sono alle vie legali, lui non ha, cioè lui, io l'ho denunciata, la querela va presentata dal mio avvocato, penso a metà settimana, e da me, dalla mia famiglia è stata presentata la querela, quindi anche da mia mamma, da mia sorella, perché insomma le cose dette da Conferrati in televisione sono molto pesanti per quanto riguarda soprattutto la mia famiglia, quindi... Ecco, ma lasciando perdere Conferrati, non mi ha detto però a fine maggio che cosa fa. Appunto, noi di qua a fine maggio riteniamo che ci siano comunque ancora degli spazi per vedere, di trovare delle soluzioni. Sicuramente quello che noi vogliamo vedere è soprattutto cosa fanno gli altri, perché non voglio andare a giudicare quello che fanno gli altri, ma comunque in tutti i casi non ho capito. La Lega ha preso una decisione, sembra che abbia preso una strada, no? E bisogna vedere Forza Italia cosa vuole fare nei confronti della Lega, bisogna vedere il PD moderato, quello che stavo dicendo, il PD diciamo renziano, non mi viene un'altra maniera, l'Arvagallo, per definirlo, e se alle rifondazioni che vogliono presentare, cosa succede? Ecco, secondo me gli assetti delle due parti per noi saranno fondamentali, vedere cosa succede, perché è chiaro che, per dire, prendiamo un'ipotesi che è quella che se ne parla più sovente, no? Di un PD con dentro Selle Rifondazione non ha senso, noi non potremmo mai neppure prendere in considerazione. Ma adesso lo chiediamo a Barbagallo, ma non credo che questo sia plausibile, perché mi pare che Selle abbia già preso le distanze, era con Conferrati, visto la vittoria della Paita e tutto il putiferio che ne è venuto fuori, anche lì forse le primarie andrebbero un po' riviste da qualche punto di vista, no? come organizzazione. Mi pare che però Selle ormai non corra più, voglio dire, insieme a voi, insieme alla Paita. Allora, intanto voglio dire subito una cosa, c'è come chi come me, e non solo io, ma altri, hanno sempre detto che così come sono state fatte le primarie anche in quest'ultima occasione, non va bene. Non va bene, non tanto perché venga a votare gente anche con idee politiche diverse, ma non va bene proprio per come sono organizzate, no? Nel senso che noi riteniamo che ci debba essere un albo prima, come negli Stati Uniti, esatto, no? e che votino solo quelli che sono iscritti a quell'albo, cioè. E quindi questo per evitare che all'ultimo momento gruppi anche organizzati possano determinare dei risultati non confacenti, ecco. Questo come organizzazione. Poi sarebbe opportuno che chi vota alle primarie possa essere la stessa persona che poi vota alle regionali, mentre invece così come sono organizzate ci sono persone che votano alle primarie e poi non votano alle primarie, questo al voto reale, certo. E questo secondo me, a mio parere, non va bene. Poi c'è un altro aspetto ancora, la proporzione tra il numero reale dei voti e il numero dei voti politici, no? Cosa voglio dire? Che se in un piccolo centro c'è un numero molto alto di votanti, più di tot voti politici non si possa portare dietro, questo sempre per evitare un rigonfiamento anche dei risultati, ma questo vale per tutti, non va di bene, anche perché queste polemiche a posteriori non è che mi entusiasmino, perché se no le primarie non le fai. Io penso che quando fai le primarie ci sono uno o più candidati, poi c'è chi vince, c'è chi perde, ma siccome siamo tutti dello stesso schieramento, siamo tutti dello stesso partito, non è che uno poi va a recriminare, perché sì, bisognerebbe, questa cosa non mi appassiona. Le regole si cambiano prima, se no si accettano, lei dice, poi ci si regola. Questa è la mia, che Barbagallo questa l'ha sempre detto, questo io l'ho sempre sostenuto, perché se uno può chiedere i voti a chiunque, li chiede a chiunque, giusto? In alcune occasioni ti va bene, in alcune occasioni ti va male. Io sono del Partito Democratico e ci sono quando vinco e quando perdo. Quindi questo va. Lei era dell'area più verso Conferrati, no? Se non, anche io, se non grande. Io ho votato per Conferrati, pur non essendo ideologicamente, storicamente, per chi mi conosce sa che non sono ideologicamente e storicamente di quell'area, strettamente di quell'area politica lì, però perché ritenevo che potesse essere un candidato per la sua esperienza, per le sue conoscenze,
per la sua, diciamo così, statura, per il fatto che ha conosciuto in Europa e a livello nazionale, che potesse essere un ottimo presidente. Ecco, però a differenza di altri poi si è adeguato al risultato. A differenza di altri, la stragrande maggioranza si è adeguata al risultato, come a differenza di qualcuno, a mio parere è giusto che sia, no? Detto questo, poi io penso che un po' come, cioè, io non è che sia tanto d'accordo come dice Minasso, cioè mi sembra che questo modo di allearsi, spostarsi, sia senza nessuna critica, io penso che non esista un PD moderato, un PD di sinistra, un PD di destra, esiste il PD, punto e basta. Io dico in area di sinistra, ma non un PD, ci mancherebbe. Anche lì, cioè, sul fatto che Renzi venga quasi considerato come se fosse un corpo estraneo alla tradizione del PD, non è così, perché il PD è la sommatoria di diciamo di ideologie anche che apparentemente potrebbero essere contrastanti e che invece provengono da lontano e che hanno fatto sintesi sul Partito Democratico, che va definito come partito di centrosinistra, quindi un partito che occupa un'area ben precisa dove si ci ritrovano i cattolici democratici, ci si trovano gli ex, diciamo, coloro che hanno un'ideologia comunista che non hanno più, gli ex socialisti come sono io, che sono ideologicamente rimango di questa idea, e anche tanti giovani che non hanno un passato come questo. Però è innegabile e che quindi si ritrovano in un partito, ripeto, di centrosinistra, che aderisce non al Partito Socialdemocratico Europeo, al Partito Socialista Europeo e ai Democratici, perché confuso col vecchio PSE, si ritorna poi passato al Partito Socialista Europeo. Poi è stata aggiunta la parola democratico, perché essendo un partito nostro, un partito democratico, per fare gruppo abbiamo fatto questo, però l'aggancio deciso e votato, tra l'altro sotto la segreteria Renzi, che è un fatto politicamente rilevante, è stato quello di aderire senza se e senza ma al movimento e all'associazione. Sì, è innegabile che ci sono dei grossi movimenti, dei grossi cambiamenti un po' in tutti i fronti politici. Io dicevo a differenza di altri per dire che lei coerentemente ha seguito quello che è la regola che in teoria tutti avrebbero dovuto seguire delle primarie, cioè al di là dell'alleanza poi dopo si va con chi ha vinto, perché questa è la regola interna. Qualcheduno non l'ha fatto, c'è una spaccatura nel PD, la spaccatura nel centrodestra, la notiamo anche, questo comunque poi nella campagna elettorale vera qualcosa significherà, alle elezioni qualcosa succederà. Ma perché poi prevale, dopo il risultato, prevalgono gli aspetti più negativi degli aspetti più positivi. Per esempio, molti hanno sottaciuto la grande partecipazione popolare a questo voto, hanno votato un numero considerevole, 55.000 persone, no? C'è stato un grande afflusso, la grande partecipazione del volontariato di questo partito è stata sottaciuta, decine e decine e decine, centinaia di militanti che hanno tenuto aperte delle sedi. In molti hanno detto che i Liguri hanno sentito un po' queste primarie come già una prova generale di voto, poi magari Melgretti non sarà affatto d'accordo, ma praticamente che lì si andava a scegliere quello che poi poteva essere presidente. Sicuramente io penso che il Partito Democratico si candida nuovamente a condurre questa regione, e questo messaggio di continuità, come a livello politico più che di persone, è un messaggio che è abbastanza prevalente nell'opinione pubblica, e quindi queste primarie hanno assunto un significato anche maggiore rispetto a quello che poteva essere una consultazione interna normale. Ecco. Ma questa ha maggior ragione del fatto che ci sia stata una grande partecipazione, che sia stato una gestione anche di queste primarie che ci fa dire con soddisfazione che questo è un partito vivo, un partito che è in grado di stare in mezzo alla gente, di gestire il territorio, di stare nel territorio. Ecco. Certo. Ecco, Melgretti, appunto, veniamo anche a Forza Italia, che è in discussione con la Lega, stiamo ancora cercando di stabilire un collegamento con l'onorevole Viale. Volevo stigmatizzare un attimo il discorso delle primarie, voglio dire, perché se è vero che c'è stata una grande partecipazione, questo è innegabile, però è una partecipazione che ha fatto fare una brutta figura al Partito Democratico in Liguria, questo sicuramente, perché hanno votato extracomunitari, marocchini, cinesi, minorenni, alcuni anche a pagamento, voglio dire, no? C'è un'indagine della magistratura in corso, ancorché le primarie non siano una elezione stabilita dalla legge, voglio dire. E quindi è una cosa
che sicuramente non ha fatto fare una bella figura né al PD in generale, alla sinistra in generale, perché si sceglieva il candidato della sinistra, né in particolare a quello che è stato il candidato che ha vinto queste primarie, cioè Raffaele Paita. È stato anche qualche uno dei vostri forse ex che sembra nei rumors si dice abbia portato le truppe, certo, che cambiato molti, idea. Molti che pensavano che la Paita fosse così la candidata che avrebbe vinto poi quando ci saranno le regionali vere, sono andati a offrire i propri servigi alla sorella Paita e hanno portato truppe camellate al voto anche in cambio di dazioni di denaro, si vorrebbe, da queste, e questo è spiacevole, brutto, ed è brutto perché è un momento oscuro della politica. Io vorrei che non succedessero queste cose mai, soprattutto da persone che hanno militato nel centrodestra. Ma però, lei sa che Francia o Spagna purché se magna, voglio dire. Ma nella Paita a questo punto però allora vi ha già rosicchiato un po' di base. Ma io credo che questi poi non troveranno spazi, e sembra che non possano trovare spazi nelle liste della Paita, nelle liste listino o posti da assessore, che ricordiamoci che è rimasto in piedi il listino in Regione Liguria, nonostante noi in Italia infatti, ci siamo dichiarati disponibili a cancellare il listino, ma quando siamo disponibili a cancellare il listino su un emendamento che preveda solo la cancellazione del listino, poi ti mettono altre 7-8 cose e allora non siamo più a favore, non siamo più disponibili. Siete andati via, ma questo è il problema, che non avevano neanche i voti della maggioranza per portarsi a casa la cancellazione del listino, no? E questo è un grave fatto. Oltre al listino, che sono 6 posti, ci sono 7 posti perché è stata fatta una legge a maggioranza semplice dal Partito Democratico, che prevede che i 7 posti da assessore possono essere tutti esterni. 7 e 6 fa 13, 13 persone che siederanno nel prossimo Consiglio regionale, nessuno di questi potrà avrà preso un voto dalla gente, e questo è scandaloso. Io lì ci volevo arrivare dopo, perché prima volevo... Scusa, due precisazioni. Sì. Intanto questa ultima affermazione non è giusta, perché gli assessori possono essere tutti esterni, ma potrebbero essere tutti interni. Barbagallo. Quindi non è così. Ma io ci tengo, però sempre a fare una precisazione importante. No? È pur vero che facendo le primarie il Partito Democratico può anche prestarsi nella sua organizzazione a infiltrazioni, a voti incontrollati, a avete richiesti, però è sempre molto, è sempre molto meglio, di avere un segretario generale come hanno loro, che ha catapultato da Arcore e che non ha votato nessuno. Almeno i nostri sono votati, ci avranno anche qualche sul territorio scoppia qualche casino, ma però almeno ha votato da un certo numero di persone. Scusa, allora diciamo la verità. Il Partito Democratico è un partito che si chiama democratico ed è democratico anche nella sua gestione e nella formazione delle sue classi dirigenti, no? Certo. E vediamo gli altri. Non avete fatto una bella figura, Barbagallo. Questo è un dato. Io mi auguro, io invece lancio un appello a tutti quelli che hanno provenienze diverse e che hanno votato alle primarie, e mi auguro che votino anche poi alle regionali per il centro-sinistra. Sì, però non li vedo in lista, adesso vi fanno schifo. Ma adesso non le faccio le liste, però io mi auguro. E però volete che se domani, scusa, perché bisogna dire le cose come stanno. Se domani vincesse Fitto o la Meloni, che vogliono le primarie, e voi faceste le primarie, state tranquillo che Giovanni Barbagallo non viene a votare le vostre primarie, capisci? Allora, quindi io lo dico questo. Lo manderemo via. No, ma non ci viene mai a votare mio fratello, o mio cugino, o mio nipote, non ci viene, perché sono le primarie del centrodestra e io non vengo a votare. Se uno, e naturalmente non sto parlando in generale, se uno partecipa alle primarie del centrosinistra e quindi partecipa a un ragionamento, io mi auguro che poi coerentemente voti. Ma infatti Minasso prima ha detto: io non ci sono andato, io ho dato un'espressione, ma io un parere. Ma io lo so bene, che io voglio bene a Minasso, però anche Minasso non è che può venire qui a fare quello che scende dalla pianta, voglio dire, l'NCD ha dato chiare indicazioni di votare per la Paita. E se la Paita, caro Barbagallo, non avesse preso i voti dei transfughi del centrodestra, io non lo so se avrebbe vinto nei confronti del cinese, di Cofferati, che è molto
si può dire incazzato per questa cosa, l'ho già detto, e ha deciso di abbandonare il Partito Democratico dopo una lunga militanza. Però capisce Verbagallo che, voglio dire, non si può prima chiedere i voti e poi dire adesso questi qua non li vogliamo più vedere, e però votateci comunque, perché però in lista non li vogliamo, nel listino non li vogliamo, e da assessore Dio ne guardi. Barbagallo, non va bene questa cosa qui. Ecco, però Belgrati, venendo un po' in casa di Forza Italia, anche voi non è che siete tranquillissimi, perché c'è questo discorso di dover sposare Rixi come matrimonio imposto, ma ancora non è detto, ancora non si sa. Rixi candidato della Lega Nord. Sarebbe interessante, no? Sapere come è stato scelto Rixi, sarebbe interessante sapere. Vede, il problema è che... Vabbè, la Lega l'ha presentato e via. Il problema siamo scettici, prescindendo dal fatto che io ho sempre detto che il centrodestra deve andare comunque unito alle elezioni, se no sarebbe un disastro, perché andando separati consegneremo sicuramente nelle mani del Partito Democratico nuovamente questa regione, dopo i danni inenarrabili che ha fatto negli ultimi 10 anni, se parliamo di sanità, trasporti, infrastrutture, depurazione, spazzatura, cioè ciclo integrato dei rifiuti, cioè danni incredibili, e non capisco come sia possibile che persone come i Liguri, che sono molto attenti a queste cose e anche il loro portafoglio, possano pensare di rivotare per questi fenomeni del Partito Democratico che hanno mal gestito questa regione negli ultimi 10 anni. Detto questo, il metodo che ha portato all'indicazione di Rixi da parte della Lega Nord è un metodo che a noi non piace. Non piace perché non è stato un metodo condiviso, è un metodo che assolutamente è un'imposizione dall'alto, un po' come prima arrivavano da Arcore, come dice, no? E adesso arrivano da Via Bellerio queste cose. E poi il concetto è o con Rixi o contro di Rixi. Non va bene questa cosa. Allora, guardi, giusto da Via Bellerio c'è l'onorevole Sonia Viale, che sta rientrando da Milano, quindi non è più in Via Bellerio, ma è verso la strada di casa, e siamo riusciti a rintracciare l'onorevole Viale. Mi riesce a sentire? Sì, buonasera. Buonasera a lei, ecco, siamo in diretta, abbiamo qui Belgrati, Barbagallo e Minasso, e stavamo parlando appunto di questo che potrebbe essere un matrimonio imposto un po' a Forza Italia, quello con voi e con Rixi, candidato presidente. Ma mi dica prima che cosa è successo oggi a Milano, se ci sono novità che riguardano solo il Veneto oppure anche noi. Ma io sono andata solo a Milano per parlare di Liguria, per come portare avanti una campagna elettorale in una Liguria che ha voglia di cambiare, e quindi abbiamo impostato molte iniziative sperando che si vada verso un'unità del centrodestra, perché quello sarebbe effettivamente l'unico modo per mandare a casa questa sinistra che ha governato così male la nostra bella terra. Ecco, unità del centrodestra però con Rixi presidente, onorevole Viale. Ma se vogliamo guardare un po' cosa è successo, e sento che in studio c'è anche Belgrati, e quindi ha vissuto con me anche alcuni passaggi televisivi, e noi abbiamo sempre chiesto a Forza Italia di fare un nome. Noi ce l'avevamo, un ottimo candidato, sì, giovane, con esperienza, capacità, e attendevamo di avere un nome altrettanto valido e forte, che fosse anche sostenuto in modo compatto da Forza Italia. E devo dire che fino ad oggi non è arrivato nulla da Forza Italia. E allora, siccome c'è una grande voglia da parte dell'elettorato di centrodestra di cambiare, non possiamo aspettare che internamente ad altri partiti si mettano d'accordo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, e come potete immaginare ci sono dei passaggi anche interni ai movimenti per arrivare al candidato unico Rixi per la Lega. L'abbiamo poi offerto anche agli alleati potenziali del centrodestra. Rixi sta avendo molti consensi nell'area dei moderati. Io spero che anche Forza Italia riesca poi a capire che le elezioni sono a un passo e non possiamo ancora prendere e perdere tempo. Quindi insomma, trattative non ce ne sono, ecco, se si vuol fare un'alleanza ben venga, però rimane Rixi, questo è il messaggio. Le trattative sono in corso da dicembre, ci siamo incontrati a Genova, non c'è mai stata chiusura da parte nostra, solo decisione nell'avere un nostro candidato. Controproposte serie, solide, non ne abbiamo avute.
E allora, siccome noi non è che dobbiamo dirimere una controversia di condominio, ma offrire un'alternativa a una Liguria che ha voglia di cambiare, non possiamo aspettare i loro tempi, dobbiamo andare avanti. Io sono convinta che Rixi sia un ottimo candidato, non ho nomi che mi abbiano fatto cambiare idea, perché non ci sono altri nomi sul tavolo proposti da Forza Italia. Bene, grazie onorevole Viale, sappiamo anche di aver interrotto il viaggio per riuscire a stabilire il collegamento telefonico, quindi la ringrazio doppiamente, poi naturalmente speriamo di averla quanto prima in studio anche in una successiva diretta, grazie ancora. Molto volentieri, grazie, un saluto anche a chi è in studio questa sera. Senz'altro l'hanno sentita, grazie onorevole Viale, ecco allora Belgrati, insomma. Siete voi che alla fine un candidato da contrapporre non l'avete proposto? No, questo non è assolutamente vero, perché alla Lega No sono stati proposti non un solo candidato, uno è emerso come nome più degli altri, vuol dire Caraventa. È arrivato un po' dopo, no? Non sono stati proposti 4-5 nomi, tra l'altro alcuni erano addirittura concordati con Rixi all'inizio, e il problema è che la Lega in questo momento si sente forte, vuole marcare il territorio e il discorso non è esattamente come ha presentato la Viale, perché il discorso della Lega è o con noi o contro di noi, perché il nostro candidato è Rixi, punto e basta, a meno che non arrivi Gesù Bambino, ma siccome Gesù Bambino non ce l'abbiamo nessuno e quindi non abbiamo un personaggio, ma alla fine deciderà Berlusconi cosa fare. La Viale dice se candidavate Melgrati, no, perché ex sindaco, capogruppo in regione, ci potevamo pensare. Io ho detto, ma io assolutamente non ho nessuna intenzione di candidarmi come presidente, anche perché secondo me il candidato presidente deve essere un genovese, perché deve essere uno forte sul territorio genovese, dove c'è il 50% dei voti sul territorio, e quindi deve essere un genovese che sa di Genova, che conosce la realtà di Genova. Io non la conosco, sinceramente, cioè la conosco perché a stare in consiglio regionale ormai conosciamo tutto e abbiamo fatto i cortei con gli operai genovesi di più aziende. Però diciamo il radicamento sul territorio. Il radicamento deve essere sul territorio. Io conosco la realtà della provincia di Savona e anche quella di Imperia, molte volte i problemi della sanità della provincia di Savona e anche quella di Imperia, i problemi dei trasporti della provincia di Savona e di Imperia, molto bene. Ma ci deve essere, secondo me, una persona che conosce bene la realtà genovese, perché è su Genova che si fa ogni discorso di un certo spessore. E comunque vedremo poi quale sarà la decisione finale, se Forza Italia avrà un suo candidato presidente o se alla fine questa alleanza verrà fatta. Beh, questo dipende non solo, cioè, e non si gioca una partita che non si gioca qui in Liguria, si gioca a Roma, Arcore, dove volete, insomma, certo. Però su tavoli che sono diversi. Non si può pensare che un accordo sulla Liguria non passi dall'accordo con il Veneto o con l'accordo sulla Campania. E quindi a seconda di cosa succederà, alla faccia dell'autonomia proprio, ma Barbagallo scusa, noi abbiamo fatto le primarie, abbiamo scelto, abbiamo votato e ce lo siamo, ma avete lottato, ha vinto un candidato che ha vinto con i cinesi, con i marocchini, con gli estremitari, con quelli del centrodestra, se no non vinceva, però vinceva hai votato tu. E allora adesso parliamo di no, visto che la Lega fa sempre l'autonomia di centramento, cosa. Poi bisogna discutere la Verona, cosa, chi ma è candidato agli Liguri. È un problema politico, perché queste elezioni hanno una valenza importantissima politica. Queste elezioni sono politiche, perché a seconda del risultato di queste elezioni, se in Liguria il centrodestra dovesse mai vincere, un centrodestra unito con Rixi, con un altro candidato, dovesse vincere le elezioni, io non so se Renzi non traballa, Io credo che Renzi traballi fortemente. Se in Liguria il centro-sinistra, che ha una predominanza da anni, ha una storia, un radicamento nel territorio, dovesse perdere elezioni di nuovo, come è già successo 15 anni fa con Biasotti, sarebbe un terremoto politico sconvolgente, che minerebbe le fondamenta anche il governo romano. E quindi
è un gioco politico. Un attimo che c'era Milazzo, volevo intervenire velocemente e poi devo dare la pubblicità. Tanto fare buttare un sasso nello stadio, il fatto che la Lega comunque è un partito che si sta trasformando notevolmente, devo dare ragione a Barbagallo e mi dispiace molto per Marco, con cui anch'io sono amico da tanti anni. Il fatto è che purtroppo una cosa è la Liguria ed è sono le elezioni regionali, ma obiettivamente la Lega si sta spostando su delle posizioni che per esempio per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l'area che noi vogliamo formare e l'area che mi auguro sarà anche la casa un giorno probabilmente di quei moderati come Malgrati o altri che non devono venire con noi, noi con loro, dobbiamo costruire qualcosa nuovo assieme, moderato di centrodestra, non può stare con un partito che sta prendendo le posizioni razziste e posizioni comunque dure in confronti di molti argomenti come sta prendendo la Lega. E quella famosa autonomia, federalismo della Lega, lo vediamo contraddetto non solo in Liguria con Rixi, ma l'abbiamo visto contraddetto in Veneto, dove hanno scelto il candidato che lo statuto della Lega dice che invece il candidato lo scelgono le segreterie regionali. Il segretario regionale è Tosi e lo hanno scavalcato e hanno scelto Zaia, che è l'uscente, però giustamente Tosi non l'ha presa bene. Quindi tutto questo federalismo, cioè le cose stanno cambiando, la Lega si sta trasformando, vuol diventare un partito nazionale di destra radicale e vuole abbandonare il principio del federalismo, della secessione che era. E non vuole il nuovo centrodestra, però oltretutto. Ma, o allora, chiamiamo l'area popolare oggi. Ma chiaro una cosa. Allora, in effetti hanno cambiato nome adesso, siccome non volevano un nuovo centrodestra, avete fatto l'area popolare col cavallo di Troia di area popolare. La settimana scorsa a Roma, ci vado tutte le settimane, e stamattina ero con Lupi a Milano per parlare di questo problema. Noi non andremo mai con la Lega, ma mai con questo tipo di Lega. Abbiamo fatto tante battaglie, mi sono stato candidato tante volte nella Lega, ho tanti amici che ho aiutato a essere attenti nella Lega quando eravamo nella Casa delle Libertà, al Popolo delle Libertà. Sì, ma non mi dica che proprio lei fa paura a Casa Pound, però io dico. Che cosa? Perché? No, non è quello, qual è il problema? No, assolutamente, io non è quello che voglio dire. Non mi trovo nell'impostazione che vuol dare la Lega a questo partito. Io sono una persona che vengo da un partito di destra, da una storia di destra, ma probabilmente ho avuto la mia evoluzione, che è quella di essere un moderato, una persona meno. Si starà a passo coi tempi. Via, ecco, io la vedo così e ritengo che la Lega invece sta facendo l'inverso, ma non perché è un processo in cui crede, un processo naturale, è soltanto una maniera che in questo momento la Lega è convinta che gridando, urlando e facendo come ha fatto Grillo le scorse elezioni riesce comunque a prendere una percentuale superiore. Ma è dimostrato che partiti di estrema destra e partiti di estrema sinistra, io vengo da un partito non di estrema destra, moderato, perché prima lo era l'MSI poi AN, certo, comunque non superano mai, come vogliamo andare a vedere Le Pen, Jean-Marie Le Pen prima e la figlia adesso, loro non vanno mai oltre, arrivano al 18, 20, 22, sì, poi 16, 15, 14, ma non sono mai partiti di governo. Guardate dove un partito è riuscito a arrivare, è riuscito Tsipras, perché ha illuso questo popolo con la sinistra estrema, non la sinistra moderata, per poi andare in Europa con i cappelli in mano e gli ha detto diamo tre mesi in più a camminare. Cioè non è che l'ha trattato così bene, infatti la base di Tsipras, se non mi sbaglio, è in piena rivolta, perché aveva detto ne faremo qua, spaccheremo le regne alla Grecia, come aveva detto buonanima, e poi invece è andato col cappello in mano ed è finita tutta lì. Quindi direi che questa, cioè gridare, gridare, gridare è una cosa, poi quando si va a governare è tutto molto molto più complicato. Sì, però la questo Lega sta intercettando. Vi devo chiedere solo un attimo di pazienza, un breve spazio alla regia, poi torniamo subito in diretta e se qualcuno volesse intervenire da casa, chiederci qualcosa, può farlo chiamando la nostra redazione allo 0183 27 23 23. Siamo di nuovo in diretta con i nostri ospiti, stiamo parlando di politica, soprattutto in vista delle elezioni regionali, abbiamo già scoperto che saranno a fine maggio, un'anticipazione che ci ha portato da Milano l'onorevole Eugenio Minasso di... Allora,
Comunque l'orientamento sembra che sia quello. Sono con noi anche Giovanni Barbagallo, esponente del PD, assessore regionale all'agricoltura, e Marco Melgrati, capogruppo in regione di Forza Italia. Ecco Melgrati, io l'ho interrotta, lei stava forse aggiungendo qualche parte di commento un po' al nostro dibattito, anche no, si parlava a tratti acceso su queste alleanze, sì, alleanze no, Forza Italia con la Lega oppure no. Certo, si parlava della Lega e sì, appunto il concetto è che la Lega oggi, Minasso ha detto gridano, si sta trasformando in un partito di destra. Effettivamente la Lega sta intercettando il voto dei moderati e anche no, cioè della gente che votava centrodestra e che poi, delusa dalle politiche del centrodestra, incazzata, l'ho già detto prima, lo ripeto adesso, perché fa fatica arrivare alla fine del mese, perché sai, nel centrodestra però sta non cavalcando un po' le battaglie di sempre, no? L'immigrazione, sì, la sicurezza, appunto, voglio questi, dire, su questi temi sembra... che sono molti sentiti dalla gente, sta recuperando il voto che è andato di chi votava centrodestra alle politiche e ha votato alle ultime politiche per Grillo. Quindi sta intercettando quella componente di voto, oltre al proprio, che votava per Grillo perché dice delle cose che sono abbastanza scontate, cioè che l'immigrazione sia un fatto dove l'Italia sta soccombendo perché l'Europa non l'aiuta, che bisogna schierare di fronte... Ecco, le dico, quando Berlusconi andava da Gheddafi e otteneva di non far arrivare nessuno... lo criminalizzavano perché andava a parlare con un delinquente, con un rais, con un... poi abbiamo scoperto abbiamo che... anche ospitato a Roma con la sì, tenda, abbiamo scoperto che meno male che c'era Gheddafi, voglio dire, no? Diciamo che parlava... per noi almeno la situazione non è migliorata era, senza Gheddafi, no, era il meno peggio, no? Perché è vero che era un dittatore, ma sicuramente stabilizzava una certa situazione nel Nord Africa. Berlusconi andava a parlare, riusciva a tenere insieme tutte le tribù che certo, impongono la Libia con la violenza, però voglio dire, Berlusconi andava a parlare con Putin e otteneva dei contratti interessanti per il nostro paese, andava a parlare con un dittatore, con un, e oggi ci va Renzi e nessuno dice niente, cioè, ci sono queste cose strane. Però la Lega, per tornare alla Lega, fa questi discorsi sull'immigrazione, su altre battaglie di un certo tipo che vedono ovviamente che è quello che la gente comune dice, no? La prima cosa che viene in mente, no? Se vediamo che la piazza di Albenga è strafrequentata da extracomunitari, uno che vive a Albenga dice ma come si fa, sembra di essere a Marrakesh qua, no? È la prima cosa, e magari pensa di votare per loro. Vedi Marco, secondo me la grande differenza che noi troviamo politicamente nei confronti di, almeno per quanto riguarda la parte politica che io rappresento, che rappresenta almeno in Liguria, è il fatto che oggi non è tanto quello il discorso dell'immigrazione o della delinquenza, della sicurezza, ma è il fatto di uscire dall'Europa, l'antieuropeismo oggi non è più possibile. Quindi un partito come Forza Italia, che è un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo a tutti gli effetti, perché la vicepresidente del Partito Popolare Europeo è l'onorevole di Forza Italia, come si chiama, la ragazza, quella giovane, no? E quindi direi che la Racomi, quindi ecco, appunto, a tutti gli effetti, oggi non puoi essere anti-europeista e allearti con un partito europeista, come in verità è Forza Italia, come in verità è il PD, come in verità è l'area popolare. Quindi diciamo che il fatto di dire usciamo dall'Europa, torniamo alla lira, sono illusioni che anche Tsipras ha dato, appunto. L'abbiamo visto in Grecia, e poi alla fine che è stata una buffonata, dire, quando hanno preso il potere Tsipras, che doveva essere una formazione radicale, usciamo dall'Europa, rimettiamo la dracma, e poi sono andati col cappello in mano in Europa, insomma, no? Questo, ecco. Però è indubbio che emotivamente è un fatto che la gente sente, cioè, ecco, Barbagallo, ma voi da questo punto di vista economica, su questo fronte così di queste situazioni urlate, come dicevano Melgrati e Minasso, sull'immigrazione, sulla sicurezza, il Partito Democratico come ne affronta invece? Senza gridare, probabilmente. Ma io penso che il grande consenso che ha ancora Renzi, e speriamo che duri a lungo, ma ce l'ha, lo dicono anche i sondaggi, dovuto al fatto che noi non parliamo alla pancia della gente, ma parliamo
alla testa della gente, quindi cerchiamo di fare delle proposte ragionevoli e di muoverci con grande cautela. Basti dire per esempio gli ultimi articoli di giornale, la Libia, entriamo, andiamo in Libia, sembrava che dovessimo fare di nuovo la campagna di Libia, no, il governo ha avuto una posizione molto più ponderata, più ragionata. Dopo, e adesso vediamo che i risultati stanno avvenendo, perché i due governi, quello di Tobruk e l'altro, si stanno cercando di mettere d'accordo e si sta cercando di governare la situazione, perché gli interventi militari sono sempre da escludere. No? Sì, qui anche un po' l'Europa si dovrebbe ricordare, voglio dire, che quello non è un problema solo dell'Italia. Esattamente, no? Anche in Europa sta crescendo. Noi qui siamo una porta d'Europa. Per assurdo, loro sono sempre stati, adesso una notazione, no? Sono sempre stati molto, diciamo, pacifisti, più, cioè, se vogliamo, tra virgolette, no? Però l'ultimo intervento militare ufficiale fu fatto da D'Alema nei paesi, diciamo, che anche lì era una situazione tutto sommato come quella libica, perché non dimentichiamoci, io non è che condividessi quello che diceva Gheddafi, ma Gheddafi disse, quando venne da noi l'ultima volta, il giorno che uccideranno me vi conquisteranno, no? Perché in effetti devo dire che indubbiamente, come diceva prima Marco, era comunque un deterrente che non è giusto, perché ci mancherebbe, come non era nei paesi, diciamo, nei Balcani, però egoisticamente visto dalla parte nostra era una muraglia che avevamo intorno. Ma guardate, sulla questione degli extracomunitari non bisogna strumentalizzare, no. Tutto, perché io per esempio quando parlavo prima per grandi che diceva Berlusconi è andato lì, è andato là, ma ve lo ricordate Berlusconi che abbraccia le prime due famiglie albanesi che vengono in Italia da Durazzo con le navi piene, vi do il lavoro io, eccetera, ve lo ricordate? In quel momento lì bisogna fare i buonisti, adesso devo dire che economicamente, per quello che mi risulta, sono gli italiani che vanno in Albania, come i turchi stanno tornando tutti in Turchia. In Albania c'è la tax, c'è la flat tax in Albania, quella che ha proposto Silvio Berlusconi per prima, adesso sta cavalcando Salvini, e in Albania c'è una tassa a un livello basso, al 13-14% fissa, e quindi gli imprenditori italiani vanno a lavorare in Albania. Anche lì, Berlusconi l'ha visto non è che quando abbracciava. Sento le proposte di Salvini, anche come questa adesso di Margrati, ma io gli faccio una domanda molto seria, ma quando hanno governato loro, perché non hanno fatto quelle cose lì? Non è che hanno governato un mese, hanno governato anni, perché non hanno abbassato le tasse al 15%, perché non hanno messo i cacciatorpediniere e il canale di Sicilia e tutto l'esercito e la marina e il battaglione San Marco, perché non l'hanno fatto? Adesso grida, Salvini sembra che grida, Maroni, e adesso gridano, ma sono stati anni lì, la verità è che non sono credibili quando dicono queste cose qua, perché sono cose che non si possono ottenere facilmente, perché l'Italia fa parte di un sistema democratico, lo ricordava Minasso, noi facciamo parte dell'Europa, sappiamo quali sono le direttive europee, sappiamo come si ragiona in Europa, che queste problematiche bisogna affrontarle con ponderatezza. In Europa ci sono 7-8 paesi che hanno la flat tax, hanno una tassa limitata, per esempio in Romania da un giorno alla notte hanno messo la tassa al 20%, c'erano le aliquote come in Italia, le diverse aliquote come in Italia, dal giorno alla notte hanno messo l'aliquota al 20% fissa per tutti. E sai cosa ti dico, Barbagallo? E cosa hanno scoperto loro? Che sono aumentati i gettiti fiscali. Nonostante abbiano messo una tassa unica al 20%, sono aumentati i gettiti fiscali. Sai qual è il problema? Che se ti trovano a evadere in Romania, ti prendono e ti mettono in una prigione e non esci più, non sono le prigioni come quelle italiane. Io chiedevo in Romania come mai le banche non hanno la doppia porta. No? Dice, ma come mai le banche in Romania non hanno la doppia porta? Qua qualche delinquentello rumeno c'è, come italiani, come di altri paesi, voglio dire, non voglio criminalizzare nessuno, però dicevo, in Romania non ci sono le doppie porte nelle banche, ma come mai? Dice, perché noi non abbiamo rapine in banca, perché se prendono uno che fa una rapina in banca, lo sbattono in galera e si dimenticano la chiave, quello che non succede qua, no? E questa è la realtà dei fatti, e lì c'è la flat tax, l'hanno messa un'aliquota unica al 20%, hanno aumentato il reddito. Noi invece aumentiamo dal 22 al 20%, dal 22% IVA,
dalla Romania vengono qua, ci sarà qualche ragione, se fosse un paese del Benelux. Guarda, stanno cominciando a ritornare a casa, a casa. Io dico soltanto che anche la diminuzione delle tasse, così come sta facendo il governo Renzi, che qualche passaggio, qualche passaggio l'ha fatto, per esempio aver aumentato, sono aumentate la diminuzione delle tasse. La pressione fiscale col governo Renzi è aumentata di un punto percentuale. Io penso che si stia andando. Sono i dati che sono sul giornale. Ci vuole del tempo, non si può fare in 448 e la direzione secondo me è quella giusta. E penso che il governo si ci stia indirizzando da una parte facendo delle riforme e soprattutto le riforme sono necessarie, perché il grande risparmio, noi siamo un paese antico come sistema, è questo che ci costa tanto. Se noi facciamo le riforme è un risparmio enorme, poi si può fare, come diceva giustamente Megrati, flat tax, tutto quello che volete, però soprattutto è riformare il paese, dare un aspetto, una struttura più moderna a un paese che ormai ha una struttura di 30-40 anni. Sì, la tassa sulla casa, avete raddoppiato le tasse sulla casa, avete distrutto l'edilizia, è tutto il collegato. Un momento, perché questo poi susciterà sicuramente ulteriore dibattito, ma c'è un telespettatore che vuol chiedere qualcosa, se non ho capito male, a Barbagallo. Lo possiamo passare in diretta? Come mai hai messo lì? Buonasera. Pronto? Buonasera. Sì. Vorrei approfittare della presenza dell'assessore Barbagallo per chiedere una cosa sul nuovo piano dello sviluppo rurale. Quali contributi sono previsti? Piano di sviluppo rurale. Per esempio, delle campagne, dei muretti a secco, cosa è previsto in questo piano? Certo, una domanda molto concreta, grazie. Grazie, buonasera. Domanda molto, molto concreta che riguarda appunto il piano di sviluppo rurale, è uno strumento fondamentale e è quello che veicola un po', lo spiego al pubblico che non ne fosse a conoscenza, questa signora evidentemente sa bene che cos'è, veicola i contributi europei, i fondi per mantenere il territorio per gli agricoltori, ma non solo, perché ad esempio il rifacimento dei muretti a secco mi sembra che è stato citato dalla signora, è stato finanziato anche ai proprietari al di là che facessero conduzione agricola o meno, giusto? In precedenza degli agricoltori, giusto? Precedenza degli agricoltori, ci mancherebbe. No, perché però allora, il mantenimento tipo dei muretti a secco so che era, almeno in precedenza so che era aperto a tutti, ma è importante. No, è aperto a tutti. Chi aggiusta un muretto a secco fa un bene al territorio, quindi che allora, sia agricoltore intanto, o meno. Intanto una precisazione. Sì. Noi come Consiglio regionale abbiamo mandato il 21 luglio dell'anno scorso il nuovo piano di sviluppo rurale a Bruxelles, che vale 313 milioni di euro, 22 milioni di più del piano di sviluppo rurale del settennato precedente, con viva grande soddisfazione da parte di tutti. Quindi vuol dire che possiamo tranquillizzare la signora e anche tanti altri che magari non hanno chiamato, ma vale 313 milioni di euro. I fondi ci saranno? Ci saranno. Non solo ci saranno, ma abbiamo fatto un incontro tecnico l'altra settimana a Bruxelles con la nostra delegazione e abbiamo avuto assicurazioni che nel giro massimo di 2 mesi ci verrà approvato e ci verrà inviato. Dopodiché inizieranno la costituzione della consulta, inizieranno tutte le pratiche di avvio per poter poi aprire i nuovi bandi che ricalcheranno sicuramente i bandi che abbiamo fatto anche in questi 7 anni con delle modificazioni, no? Per esempio il bando per i giovani è una novità nel piano di sviluppo aziendale di un'azienda giovane, di un giovane sotto i 40 anni sarà previsto anche l'acquisto del terreno, mentre invece nel settennato precedente non era previsto. Sui muretti a secco, quindi i piani di investimento, tutto, certo. Cambieranno i numeri nelle misure, perché sono state ridotte le misure della metà come numero, quindi si sta cercando, anche la comunità europea sta continuando a lavorare per ridurre anche il carico burocratico amministrativo molto pesante. Sì. Sui muretti a secco noi abbiamo fatto in questi 7 anni precedenti un grosso sforzo, perché questa è una misura agroambientale, non è una misura prettamente solo agricola, ma è agroambientale, certo. Tant'è vero che potevano partecipare sia le imprese agricole come anche privati cittadini. E devo dire che ha avuto un risultato sorprendente, perché abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di domande in tutta la Liguria, abbiamo impegnato risorse per oltre 30 milioni di euro e siamo in fase di liquidazione. Quindi, visto anche la grande domanda, il grande successo che ha avuto, la grande voglia di investire sul proprio territorio da parte dei cittadini, che non va assolutamente mortificato, io penso che il nuovo piano
dopo le elezioni probabilmente prevederà ulteriori aperture di misure, perché la domanda è fortissima. Quindi sia per gli agricoltori, ma anche abbiamo, noi, se si tratta di primavera. Abbiamo colline che hanno cambiato completamente volto. Certo. Non, ricordiamoci che questa dei muretti a secco non è solo una prerogativa della Liguria, abbiamo muretti a secco in altre parti d'Italia, ma abbiamo addirittura delle associazioni mondiali che difendono il patrimonio dei muretti a secco, ce l'abbiamo in Cina, ce l'abbiamo in India, ce l'abbiamo dalle altre parti, e quindi assume un valore emblematico, paesaggistico, di gestione del territorio, che va ben al di là di quello che è il piano sviluppo rurale Sicchettin-Picena. Questo lo dico perché per noi è motivo di grande soddisfazione. Ci sono colline che hanno cambiato completamente molto. Anche perché un territorio curato sicuramente è più difficile, sì, che subisca i danni e secondo me bisogna continuare su questa strada, prevedendo anche dei finanziamenti che vanno al di là del muretto secco. Cosa voglio dire? Dei finanziamenti che prendono delle porzioni di territorio e che finanzino anche, non so, la canalizzazione delle acque, certo, la prevenzione di frane, di smottamenti, attraverso protezioni anche fatti compatibilmente ambientali. Penso alle protezioni fatte in legno, qui abbiamo un architetto che me lo potrebbe insegnare, protezioni che non necessariamente devono essere, certo, fatte in pietra o in cemento, ma possono essere fatte in legno, che siano compatibili con il territorio, e penso che questa sia una strada per una regione come la nostra che va perseguita fino in fondo, chiunque, voglio dire, governi, chiunque sia al timone, perché non vedremo i risultati immediatamente, ma alla lunga ne vedremo i risultati, perché è anche un grande lavoro di prevenzione nei confronti poi di quello che sono le grandi calamità della nostra regione. Ecco, ci portiamo dietro, lo dico a Mangati, anche a Minasso, tutti, ci portiamo dietro anche un po' un'eredità pesante su questa regione. Anni, tipo gli anni 60, 70, il boom, lo sviluppo si è costruito un po' dappertutto, anche forse dove non si doveva. Quindi, insomma, oggi alla fine ci tocca pagare il conto, Mangati. Beh sì, purtroppo non c'è stata una politica urbanistica fatta bene. E se pensiamo che più di due terzi dei comuni della Liguria non hanno un PUC approvato. Il PUC è un piano regolatore comunale, sì, vecchio piano regolatore. No, perché il piano regolatore era una cosa, ma il PUC è cosa diversa, che prevede uno studio puntuale del territorio. E la stragrande maggioranza dei comuni della Liguria non ce l'hanno. Non hanno uno studio puntuale del territorio che prevede tutta una serie di appunto di studi, di approfondimenti, e quindi questa cosa è grave. Certo che negli anni 60 si è costruito in maniera disordinata, e a pagarne le conseguenze sono i cittadini, quando soprattutto vicino ai corsi d'acqua, vediamo a Genova il dramma che è accaduto. Io aggiungo che in questi 10 anni non si è fatto niente per cercare di metterlo a posto. Le gravi colpe della sinistra sono quelle di non essere riusciti a fare quelle opere che erano necessarie, se parliamo di Genova, come lo scolmatore del Ferreggiano, quello del Bisagno, insomma tutte le opere che dovevano servire per mettere in sicurezza. Abbiamo avuto 2-3 alluvioni una di seguito all'altra. È chiaro che il costruire sul costruito, cioè quello che è il New Deal, no, della Liguria, è sicuramente un fatto positivo. Anche per questo noi avevamo chiesto la proroga del piano casa, che permette di ricostruire strutture che erano fatiscenti, che sono fatiscenti, ristrutturare con un premio volumetrico che in Liguria è il più basso di quelli di tutta Italia, perché è un premio volumetrico del 35%, che è poco se si pensa che il costo di demolizione industriale è il 30%, quindi noi pensiamo che col 5% di premio non si possa fare nulla, ma ricostruire sul costruito, cercando di dare a strutture che non l'hanno l'antisismicità, per esempio, o una riqualificazione estetica, o addirittura a volte di spostare dei volumi dei centri storici per posizionarli fuori dal centro storico, posizionarli in aree meno compromesse, meno più urbanizzate e meno così sensibili. Dispiace che abbiamo fatto la proposta come centrodestra, come Forza Italia, anzi meglio, di prorogare di un anno il piano casa, che doveva scadere adesso a maggio-giugno,
e il Consiglio regionale invece ha deciso di prolungarlo solo fino alla fine dell'anno, ed è spiacevole perché secondo me è difficile poi avere i tempi con l'approvazione del nuovo Consiglio per riuscire a fare una proroga organica di questo provvedimento che non ha risolto il problema dell'edilizia, ma comunque ha dato respiro e ha migliorato sicuramente molte situazioni di degrado, soprattutto all'interno delle grandi città o delle città medio e medio grandi, ma anche in alcuni paesi, in alcune piccole città, ha dato comunque respiro al settore dell'edilizia che, come dicevo prima, è stato dalla sinistra oggi al governo è massacrato da leggi che hanno raddoppiato le tasse sulla casa negli ultimi 2 anni, perché la casa è il bene rifugio che si può colpire sicuramente. Pare che il 70-80% degli italiani posseggano una casa. Io conosco un sacco di gente però che è in affitto e non capisco, o li conosco tutti io o non so se fanno parte di tutto questo 30%, però la casa è il bene rifugio che si può colpire, e il governo di sinistra, questo, quello precedente, l'hanno colpito, lo stanno continuando a colpire. Penso alla riforma che vogliono fare del catasto. La riforma del catasto vuol dire aumentare le tasse, aumentare i costi nelle transazioni in maniera esponenziale, e questo non va bene. Sempre sulla casa, basta, voglio dire. Barbagallo, ce l'avete con le case, insomma. Ma in parte è vero quello che dice Bergladi, nel senso, no, che la casa è vero, non in la parte. Casa è il bene patrimoniale che si vede, quindi non solo il governo italiano ma tutta l'Europa tassa la casa, quindi non è un fatto italiano, non come l'Italia. Beh, in Francia ce n'è anche di peggio, noi lasciamo perdere, no, perché siamo sempre sterofili, ma solo quando ci conviene. Per quanto riguarda il catasto, la riforma del catasto è necessaria, perché il catasto, così come è concepito oggi, non tiene conto dell'effettivo valore dei beni immobili, perché è fatto ancora con dei principi e dei sistemi che oggi sono completamente diversi. Quindi ci auguriamocelo che ci sia una riforma del catasto che non necessariamente deve essere punitiva, ma che sia di riequilibrio dei valori dei beni immobili. Ma solo quella che è stata fatta recentemente, sì, è stata fatta male, per esempio, perché sì, si è moltiplicato per un moltiplicatore di 0,60 tutti i parametri. Però il problema è questo: se io l'anno scorso ho ristrutturato una casa e la casa aveva già avuto una rivalutazione, perché il catasto me la rivaluta, è stata moltiplicata lo stesso per 0,60, mentre io, che ho una casa magari fronte mare che non ho assolutamente ristrutturato, ce l'ho al prezzo inferiore, cioè il costo della transazione è assolutamente inferiore. Allora c'è un qualcosa che non funziona, perché questo 0,60 di moltiplicatore deve valere per chi ha una casa fronte mare, cioè, è sbagliato, voglio dire. C'è sperequazione nei confronti di chi sistema le case, di chi le mette a posto, di chi va al catasto e chiede una nuova qualifica. No, infatti, forse che per questo. Sì, un'altra telefonata? Sì, pronti allora, buonasera. Caduto. Sono i cellulari che molte volte. Beh, richiamate, tanto noi non scappiamo, siamo qui. È per questo che diceva forse che Barbagallo, ben venga allora rivedere il catasto. No, ma si vuole ancora aumentare quelle che sono le rendite catastali, andando ancora a incidere sul catasto. Questa è un'altra cosa, perché il governo di sinistra è la prima cosa che fa tassa la casa. Ed è questo governo di sinistra, ma ce lo dimentichiamo che Berlusconi ha gettato la spugna e ha dovuto passare la mano a Monti perché ci aveva portato al disastro. Povera vittima, è un dato di fatto, ci sono libri, ci sono testimonianze, ci sono fatti. La verità è che ce l'ha portato in una condizione disastrosa. E intanto Berlusconi aveva tolto l'ICI, voi ce l'avete rimessa. Sentiamo un attimo anche Minasso. L'ICI l'aveva cancellata. Messa a Monti, no, fatemi sentire anche un attimo il parere di Minasso, perché tra l'altro si è arrivati a discorso casa parlando anche di problemi idrogeologici, eccetera, e proprio quei problemi sono quelli che ci hanno portato poi a conoscere direttamente in prima persona il vostro ministro Lupi quando è franata la ferrovia. Ecco,
verrebbe quasi da dire, spero che il pubblico mi capisca in che senso lo dico, ci mancherebbe altro, meno male che Frenata non si è fatto male a nessuno, così si sono ricordati che qui c'è una ferrovia cui mettere mano, opere da completare. Se lo sono subito dimenticato. È una, però, una situazione che insomma se lo sono subito ci porta quasi indietro nel tempo. La ferrovia è Far West. Questo binario unico che... Allora, non se lo sono dimenticati perché è ufficiale che nel 2016 passeranno i primi treni. E questo è stato confermato, speriamo che sia vero. Noi stiamo lì. Quindi lui è venuto su, il finanziamento ha portato... Fino a San Lorenzo al Mare però. No, arriva fino a Andorra. Andorra, San Lorenzo. Andorra, il raddoppio Andorra, San Lorenzo. Andorra. Sì, esatto. Qui finanziata la seconda tranche non è vero. Sì, è stata, non è vero. C'è la progettazione della seconda. Comunque, allora facciamo una cosa. Non è vero, tanto io dico sì, lui dice no, quindi è inutile, non abbiamo i documenti. Comunque, facciamo un pezzo per voi. Intanto facciamo Andorra, San Lorenzo, che c'è qualcosa. Questa nel 2016 partirà, stanno lavorando. E purtroppo i lavori erano stati fatti non bene, perché avete visto che ci sono le centinature, stanno rifacendo tutte le centinature. Questo è un discorso molto lungo, bisogna tirare fuori in Italia, anche questa è una cosa che bisogna... I famosi conci delle gallerie. Sì, esatto, ma perché? Perché noi continuiamo a fare le gare al massimo ribasso, quindi le gare vengono fatte con un ribasso del 40-45%, quando una cosa costa 100 la faccio pagare 60, o 100 un pezzo fuori dal mondo, oppure vuol dire che allora i lavori non li faccio come dovrei fare. Questa è un'azienda spagnola, hanno dovuto praticamente rifare, rinforzare tutte le gallerie, quindi si è ritardato, ma io devo dire che Lupi almeno gli impegni che aveva preso per la Liguria li sta mantenendo. Se non vado errato, adesso è stata finanziata, beh, tanto sta partendo il tender e quindi stanno già iniziando i lavori, che è una cosa molto importante per la nostra zona, sarà un lavoro comunque anche di 5, 6, 7 anni, che comunque darà un aspetto diverso alla comunicazione tra la Liguria e il Piemonte e con la Francia, perché naturalmente passa in Francia. Poi è stata finanziata, se non vado errato, io lo so per il ministro Lupi, perché poi... Certo. La variante di Noli, quella dove frana sempre, quindi sono tutti i problemi. Poi vabbè, la strada della Val Trebbia, e poi è stato approvato, comunque non dimentichiamocelo, verrà finanziato più avanti, ma è una cosa per noi storica qua in provincia di Imperia, è stato approvato il progetto definitivo dell'Armo Cantarana, quindi una volta la famosa Armo Cantarana. Allora, tra poco ci arriviamo, volevo dare un attimo la parola al pubblico, la telefonata che non so se era quella di primo o se è un altro telespettatore. Buonasera. Sì, dica, l'ascoltiamo. Volevo fare una domanda a tutti e tre. A tutti volevo e tre? Volevo chiedere cosa ne pensi della situazione sanitaria della Liguria. Situazione sanitaria della Liguria, grazie signora. Grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. La situazione adesso ci arriviamo subito, perché lì ho paura che di nuovo si inneschi un dibattito che non finisce più. Finiamo con l'Armo Cantarana e poi rispondiamo a questa signora. E poi soprattutto c'è una cosa molto importante da stabilire, che secondo me è stata stabilita da questo governo, che le regioni più colpite dal dissesto idrogeologico sono la Calabria e la Liguria, e quindi saranno quelle che avranno i finanziamenti maggiori, perché il territorio è anche molto simile, e quindi per il dissesto idrogeologico saranno quelle che avranno i finanziamenti maggiori, perché in effetti noi non è soltanto per la maniera scriteriata in cui si è costruito negli anni 60, che è fondamentale, è chiaro, ma anche un po' l'abbandono delle campagne, delle entroterre, quindi queste fasce, questi muri che sono stati diciamo sono andati così. Una volta io mi ricordo i miei nonni, mio nonno in campagna, tutte le volte che andava a lavorare scendeva una pietra, la prendeva, la metteva su, rifacevamo, quindi venivano tenuti in ordine sempre i nostri muri e le nostre campagne, cose che adesso abbandonate chiaramente sono in completo declino, e quindi quando viene l'acqua, quando piove, certo, come sta piovendo in maniera comunque anche fuori dal normale negli ultimi tempi, è chiaro che è diventato uno scivolo praticamente, la montagna era direttamente sul mare, quindi è praticamente senza i muretti, diciamo, diventa uno scivolo, e quindi l'acqua accelera, sono le alluvioni, quindi le frane. Direi di venire adesso a rispondere a questa telespettatrice che ci chiedeva appunto la situazione sanitaria della Liguria, una domanda che apre diversi fronti sicuramente, perché i problemi non mancano, ahimè, come purtroppo invece mancano le risorse da livello centrale, i tagli ci sono sempre, colpiscono tutto. La sanità normalmente è una delle spese maggiori di una regione. Non so se velocemente vogliamo fare delle considerazioni ripartendo da Milano. Posso dire soltanto che ne parlavo proprio con il ministro Lorenzin, che è il ministro della sanità, anche se la sanità è prettamente un argomento regionale, e mi dicevano che comunque la Liguria ha uno svantaggio ulteriore rispetto a quello che sono le regole proprio della sanità, è il fatto che comunque territorialmente è conformato in una maniera molto particolare. Un ospedale in Piemonte, in Lombardia, è in una posizione centrale, quindi diciamo che in un raggio attorno a sé di chilometri ridotto racchiude
un numero di persone molto maggiore. La Liguria, essendo diciamo molto lunga e molto stretta, e purtroppo è anche difficile da servire come ospedali, quindi diciamo non ha un raggio ma soltanto una linea di territorio, quindi è molto difficile anche gestirla come ospedali, quindi anche molto più costoso. Molto più costoso. Adesso arriviamo a Bragarano, prima sentiamo ancora dal pubblico. Caduto, c'è questa linea che va e viene, speriamo di recuperarla. Barbagallo. La Liguria ha un'altra particolarità rispetto ad altre regioni italiane, che è l'età media molto alta dei suoi abitanti, no? Questo, certo, comporta anche un'assistenza sanitaria con una spesa maggiore, e purtroppo questo non viene riconosciuto nella suddivisione dei tagli a livello nazionale, se non in misura molto minima, e questo ci penalizza parecchio. In questi 5 anni io ho vissuto in giunta i tagli progressivi che abbiamo avuto, che dal governo centrale le risorse sono sempre di meno, e quindi anche sulla sanità abbiamo seguito dei tagli pazzeschi che io adesso non sono in grado di quantificare, e che ci hanno costretto quindi a chiedere ai direttori generali delle ASL sempre obiettivi, tagliando, e questo purtroppo in qualche maniera ne abbiamo risentito tutti quanti. Certamente nella prossima legislatura bisognerà affrontare il problema di una ristrutturazione organizzativa notevole, tesa alla riduzione da una parte dei costi e dall'altra al miglioramento dei servizi, perché è evidente concentrare che, anche i servizi, mi pare che questo sia... È finita un'epoca, ecco, io l'ho vissuta dall'agricoltura purtroppo con la chiusura delle comunità montane, perché non avevamo più le risorse materiali per poterle mantenere, ed è finito, e questo si rivede in tutti i settori. Ecco perché il giudizio è un po' ingeneroso da parte anche dell'opposizione, perché questa legislatura si caratterizza per la grave crisi finanziaria mondiale e nazionale che si è poi riversata sui territori e che ci ha costretto a ben amministrare, perché amministrare quando ci sono i soldi sono buoni tutti, e amministrare quando i soldi non ci sono che è difficile. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, dovendo fare delle ristrutturazioni, dovendo ridurre determinati capitoli e dovendo fare anche fare delle scelte dolorose, certo, e sacrifici, scelte a volte impopolari. Abbiamo recuperato forse il telespettatore che era caduto la linea prima. Pronto? Buonasera, eccoci, è lei che ha chiamato prima? Sì. Ah, ecco, finalmente l'abbiamo trovata. Eccoci qua, dica pure. Vorrei rivolgere una domanda all'assessore Barbagallo. Sì, prego. Visto che viene rifatta la riforma del catasto, sì, cosa ne pensa di rivedere anche i valori OMI per quanto riguarda appartamenti e ville e quant'altro, visto che il mercato è bloccato sulle vendite degli immobili? Cioè, non ho capito, rivedere i valori in che senso? Non ho capito il passaggio. Visto che i valori OMI sono rimasti lo stesso di quando la crisi non c'era, ora che c'è la crisi, come ha detto bene l'assessore Barbagallo, i soldi non ci sono, come mai i valori OMI sono rimasti allo stesso livello di prima? Valori OMI? Cosa sarebbero? Mi scusi, perché... Valori... Il valore di mercato degli immobili. Ah, valore di mercato degli immobili, ah, ecco, non sono adeguati. E le tasse vengono pagate in base al valore degli immobili. Al valore di mercato, ecco, mi perdoni, ma non sono un tecnico, visto quindi... Visto che c'è la crisi... Certo, ho capito, come ho capito. Come mai non sono scesi? Adesso lo vediamo, finiamo anzi, un attimo il giro. Aumentarli. Adesso vediamo un attimo, finiamo il ragionamento sulla sanità e poi sicuramente ci occupiamo di questo. La ringrazio della segnalazione, mi scusi, ma non capivo. Grazie a lei. Non capivo, ecco, i valori, cioè valore di mercato, dice come mai l'hanno lasciati uguali, ma in realtà poi questo valore di mercato di ogni immobile invece è calato. Finiamo per un attimo il ragionamento sulla sanità per rispondere alla telespettatrice di prima. Malgrati. Ma io sono allibito dalle dichiarazioni dell'assessore Barbagallo, che dice che ci attendono ancora a ulteriori tagli sulla sanità. Questa giunta regionale ha distrutto la sanità in Liguria, ha veramente fatto delle operazioni scandalose di tagli in sanità, non fornendo un servizio. Lei pensi, faccio questa
questo aneddoto, no? L'altro giorno mio padre doveva fare l'attacca, perché a 85 anni aveva bisogno di andare a fare l'attacca. È andato per prenotare al CUPA e gli hanno detto, Albenga può fare l'attacca al 15 di maggio. A Santa Corona non possiamo dirglielo perché non prendo neanche più prenotazioni, perché non sanno neanche quando sarà possibile farlo. E dice, provi a telefonare in giro, no? Ha telefonato a Pavia e due giorni dopo ha fatto l'attacco in un servizio pubblico con la mutua, che costa due volte tanto alla regione Liguria. E allora quello che noi chiediamo è per qual motivo nelle altre regioni, a Fossano, a Pavia, in altri posti qui vicino a noi, Piemonte, Lombardia, per fare un attacco, per fare i raggi ci vuole due giorni, con una prenotazione fatta il giorno prima, quindi è una cosa incredibile, per la Liguria ci vogliono tre mesi, sei mesi, per una mammografia otto mesi, cioè è una cosa incredibile. Questo non è economia, nel senso che non è un fatto economico, è un fatto di disorganizzazione della struttura sanitaria, perché è impossibile questa cosa. Se no non si capirebbe perché, e poi stiamo parlando, l'altra volta mi hanno detto, ma in Piemonte c'è il centro-sinistra, sì, adesso voglio dire, però per anni c'è stato il centro-destra a governare, non è che sia cambiato, siccome c'è il centro-sinistra le code diventano chilometriche, vuol dire che c'è qualcuno che la sa far funzionare, eppure le risorse sono uguali per la Lombardia, per il Piemonte e per la Liguria, proporzionalmente voglio dire, e sono stati cancellati quattro pronto soccorsi in Liguria, uno in provincia di Imperia, due in provincia di Savona che è stata colpita in maniera forte, e uno in provincia di Genova. Sono stati chiusi dei reparti, penso all'emodinamica, che abbiamo fatto questa battaglia, che abbiamo vinto per riaprirlo di notte, penso a pediatria che è stato chiuso a Santa Corona, che è un DEA di secondo livello, non potrebbe avere il reparto chiuso mentre è aperto, per esempio a Savona, che è un DEA di primo livello, ma Savona magari è una città più interessante per questa parte politica, e allora deve avere qualcosa in più. Altrimenti hanno chiuso reparti di chirurgia, di medicina, un sacco di letti, ortopedia, il punto nascite, che era propedeutico per la chiusura di quello che era il pronto soccorso di Albenga, che oggi è intasato e tutta la gente va lo stesso lì e non riescono a soddisfare queste richieste perché non hanno il personale, cioè il personale fa i miracoli, ma non riesce perché gli danno poco personale sia di medici che di infermieri. E allora cosa succede? Molti vanno a Santa Corona è ancora peggio, ci sono le barelle a due piani, le barelle a Castello ci sono ormai nel pronto soccorso di Santa Corona, c'è una sanità allo sfascio. E io mi chiedo, com'è possibile con Barbagallo che dice che bisogna tagliare ancora la sanità e non riorganizzare, perché deve essere riorganizzata la sanità. Ma magari mi sembra che parlasse di riorganizzazione, infatti. Lui mi fa dei tagli, dice. Ha parlato di riorganizzazione. Vabbè, riorganizzazione, ma non siete capaci a farla. Se non l'avete fatta in 10 anni, non la saprete fare nei prossimi 5. Quindi io spero fortemente che... Ci vorrebbe l'assessore Montaldo adesso, che Barbagallo sia come l'agricoltura, però insomma... A me, vedete, questa polemica qua non è che mi appassionano, perché sicuramente... noi siamo tutte persone ragionevoli, che ci siano delle cose che devono funzionare meglio è ovvio, no? Voglio dire, per esempio le liste d'attesa che si devono ridurre, le liste d'attesa è un fatto, voglio dire, condiviso, ecco. Però bisogna tenere conto, ripeto, che in questi 5 anni abbiamo avuto dei tagli da far tremare i polsi a chiunque. Abbiamo fatto abbiamo avuto dei passaggi, io non ho le cifre adesso perché non è il mio settore, però ho partecipato ovviamente alle giunte e alle mega giunte che abbiamo fatto di ore e ore e ore per fare quadrare i conti. Quindi che ci sia stato uno scaricabarile da parte del governo centrale, che è cominciato con Tremonti, non dimentichiamocelo, non è che sia stato solo il governo Monti o solo il governo Renzi, è cominciato con Tremonti, che ha cominciato a tagliare alle regioni, ai comuni, e poi è andato avanti il governo Monti e poi sono andati avanti gli altri per ridurre la spesa pubblica, che ovviamente poi ha delle conseguenze pratiche non indifferenti, perché se te non hai il personale
voglio dire che ti fa funzionare i macchinari a giro e si allungano ovviamente le liste d'attesa, e se non hai soldi per pagare il personale, questo no. Sì, ma in Liguria il 60% della sanità sono medico paramedico, il 60% personale amministrativo. Io so che è impossibile questa cosa. Deve essere almeno il contrario: 60% personale medico e paramedico e 40% amministrativo. In Liguria c'è il contrario. Come è possibile che il 60% del personale della sanità sia amministrativo? Bene. È uno scandalo. Giusto, però per esempio prendiamo il Piemonte, no? Visto che facciamo l'esempio che in Piemonte, ma il deficit della sanità del Piemonte lo sappiamo qual è? No, lo sappiamo? Che è una delle regioni che ha rischiato di fare il botto completamente, e che adesso è dovuto arrivare Chiamparino e stanno facendo lacrime e sangue di ristrutturazione, eccetera. Cioè, dobbiamo sapere le cose, no? Così come quando mi dicevano a me, ma sai, tu chiudi le comunità montane, ma in Piemonte sono le comunità montane. Ma dopo 3-4 mesi hanno cominciato a chiudere le comunità montane anche in Piemonte, così come hanno fatto dalle altre regioni. Cioè, questo è un fenomeno che riguarda tutti. Questo del ridimensionamento, della riorganizzazione, non dei tagli, come dici, perché tagliare per tagliare non serve a niente. È un problema nazionale, è un problema che riguarda tutto il sistema. I soldi non ci sono per tutti, via. E anche rispondo anche a questo signore che chiedeva perché i valori non sono. Ecco, sì, questo io volevo arrivare lì perché dobbiamo una risposta. Ma mettiamoci nei panni di chi governa, no? Chi governa ha da una parte la necessità estrema di ridurre il carico fiscale. Ecco, adesso quindi rispondiamo quindi al telespettatore che parlava dei valori delle case. Sì, io rispondo. La risposta vale anche per il valore delle case, certo. quindi per le tassazioni. Da una parte i governi si pongono nell'ottica di ridurre i carichi fiscali e per non appesantire troppo la famiglia. Dall'altra però hanno il problema di come mantenere e pagare gli stipendi, di mantenere la struttura e di mandare avanti il paese. Perché non dimentichiamoci che quando è venuto il governo Tremonti, che ha sostituito il governo Berlusconi, no? Abbiamo rischiato in quei due mesi lì. Ha fatto più danni il governo Monte che Tremonti. È venuto perché abbiamo rischiato di non avere neanche la liquidità per pagare le pensioni e gli stipendi. Questa è la verità. Ed è per la prima volta. Non è nessuna menzogna. Abbiamo rischiato. Ma la favoletta dello spread. Ma non è affatto vero. La disoccupazione è comunque aumentata a dismisura. Se lo spread oggi è 90 a 100 e non 250 a 300, come era durante del governo Berlusconi, di chi sarà il merito, no? Ma sì, il merito. Sai cosa vuol dire lo spread a 90? Vuol dire risparmiare miliardi di Berlusconi. Spieghiamo al pubblico che cos'è lo spread, cioè la differenza. Beh, lo sanno tutti. Non lo so, perché si continuano a usare sigle e nomignoli, non tutti poi conoscono, è la differenza, diciamo, dei valori del tasso di cambio dei titoli fra quelli italiani e quelli stranieri. In termini pratici, vuol dire che paghi molti meno interessi, che incidono poi ovviamente sul bilancio dello Stato, e quindi hai una diminuzione notevole di quello che è l'esborso del denaro pubblico. Cresce a dismisura però il debito pubblico, continua a crescere a dismisura nonostante ci sia lo spread a 90-100. Qualcosa che non funziona. Però scusate, per tornare alla risposta del telespettatore, mi pare di capire, Barbagallo, però naturalmente mi corregga se capisco male, che non hanno toccato i valori, nonostante il mercato immobiliare sia fermo, hanno lasciato i valori come stanno perché in qualche modo comunque i soldi bisogna recuperarli. È un po' come il discorso delle tasse sui carburanti, quindi che paghiamo ancora tasse che riguardano terremoti di 50 anni fa, insomma. E in Liguria perché sono più alte ci servono che le risorse. In Liguria sulla benzina è più alta che in tutte le altre regioni d'Italia. Allora, noi come giunta regionale, e che discutiamo a fine anno se dobbiamo o non dobbiamo aumentare l'addizionale IRPEF, diciamo non l'aumentiamo, e questo ci comporta obbligatoriamente una riduzione dei costi. Faccio sempre l'esempio del bilancio del mio assessorato, che quello conosco bene a memoria. Nel 2010 il bilancio assessorato all'agricoltura era di 24 milioni, nel 2014
15, questo 14 l'ultimo, era di 11 milioni e 500 meno della metà. E ci sono 8 milioni di quota di PSR, quindi la spesa corrente si è ridotta a 3 milioni e 400 mila. Quindi in pochissimi anni la riduzione è stata pazzesca. Io ho dovuto rinunciare per esempio alla convenzione con i vigili del fuoco, non dormendo parecchie notti, perché ci costava 300 mila euro che non avevamo più. Questo abbiamo dovuto fare dei sacrifici. Abbiamo ridotto di un... Convenzione di un, fuoco per che cosa? Per l'antincendio boschivo, nell'organizzazione dell'antincendio boschivo. Abbiamo rinunciato un elicottero perché non avevamo più i mezzi. Quindi siamo andati anche in settori sensibili come quello della lotta, ovviamente, che... Ma i vigili del fuoco non dovrebbero proprio pagarli già lo Stato, voglio dire, per andare a spiegare. Ma noi avevamo una convenzione che facevano la perenibilità, facevano nel sistema organizzativo... I servizi aggiuntivi, che durava ormai da 15-20 anni, mi pare, vado a memoria, e noi abbiamo dovuto farne a meno. Anche lì, perché i vigili del fuoco comunque a livello centrale sono stati tagliati in modo terrificante. Ma anche la convenzione col Corpo Forestale dello Stato l'abbiamo dovuta ridurre. Tutta la spesa corrente della promozione, delle manifestazioni l'abbiamo dovuta ridurre. Abbiamo ridotto, non so, gli stessi centri di ricerca. Comunque i corpi dello Stato, se lo Stato già a livello centrale pensasse a mantenerli in modo adeguato, idoneo, non ci sarebbe bisogno delle regioni che devono intervenire ulteriormente, no, voglio dire. Invece non è così. Obbligatoriamente ho dovuto fare delle scelte e sappiamo bene qual è la condizione dei vigili del fuoco, della forestale, eccetera, perché a livello centrale evidentemente i problemi ci sono. Milasso, sul ragionamento delle case, questo telespettatore appunto diceva i valori mantenuti inalterati, e con Barbagallo appunto il ragionamento è che si cerca sempre in qualche modo comunque di recuperare risorse. Alla fine paga sempre il pantalone. Ma diciamo, il valore delle case purtroppo è anche una questione di mercato. In questo momento le case sono ferme, quindi è chiaro che in un momento come questo, dove non c'è liquidità, dove non ci sono soldi, il prezzo purtroppo è quello lì, e quindi è sceso. Però non è stato corretto in diminuzione, mi pare che abbia detto questo telespettatore, mi pare che ci abbia detto non è stato corretto in diminuzione laddove si parla di tasse. Questo è vero, probabilmente sì, ma forse la riforma del catasto potrebbe portare sicuramente a questo. Diciamo che la riforma del catasto tende a far salire questi costi, perché come al solito si prende sempre da dove si trova, no? Io non lo penso, perché la riforma del catasto dovrebbe, però non lo so, io non tecnicamente non è il mio... È una riforma verso l'alto, non verso il basso dei costi. Questo signore chiedeva appunto perché i valori catastali, i valori OMI, i valori catastali non vengono ritoccati verso il basso in caso di transazioni immobiliari, e invece qua si tende a ritoccarli verso l'alto. Come dicevo prima, oggi il moltiplicatore di 0,60 che vale per le case già ristrutturate, e è il caso di quelle che vengono vendute nella stragrande maggioranza, perché uno prima cosa fa? Ristruttura, fraziona e vende, e quindi dà un valore diverso già aggiornato, che viene comunque moltiplicato per lo 0,60 in più, e qui c'è sperequazione tra una casa che non ha subito ristrutturazione. Io questo vedi, tu sei un architetto, Barbagallo, ma mi siete è del vostro settore, io faccio non faccio il politico come voi due, faccio l'architetto io prima, come primo lavoro. Allora, noi invece, visto che facciamo televisione, ma il nostro editore Francesco Zunino deve in qualche modo, visto che gioca del suo, metterci anche un goccio di reddito, adesso diamo la linea alla regia e per la pubblicità, e poi torniamo di nuovo in diretta qui con voi fra poco. Direttamente con voi, 22:32, qualche secondo, ci avviamo verso la conclusione. Ora facciamo un po' un giro di considerazioni finali. Cominciamo da Marco Mergrati, capogruppo in Regione di Forza Italia. Se dovesse appunto concentrare, poi lo chiederò anche agli altri, qualche speranza per la nuova regione, al di là ovviamente di vedersi lei in maggioranza, questo mi pare scontato per ognuno, voglio dire, ma in termini concreti. Da fare più importante sia un intervento sulla sanità pubblica, perché
come è stata fatta dalla giunta regionale di sinistra, mi spiace che c'è Barbagallo che di fatto si occupa di altra cosa, ma chi è stato responsabile della sanità in regione ha fatto veramente un disastro. Come ha fatto un disastro chi si è occupato delle infrastrutture. Noi pensiamo che questa ferrovia, che sarà finita nel 2016 per questa parte, è monca perché nel tratto tra Finale Ligure e Andorra rimane il binario unico da Far West, e questa è una cosa veramente incredibile, da terzo mondo, e invece siamo in Italia. Se lei pensa che per andare a Roma prendere il treno alle 6 da Genova al Frecciabianca e arriva alle 10 in centro a Roma, ma per partire di qua bisogna partire alle 3 di mattina, alle 2 di mattina, per arrivare in macchina a Genova e prendere il Frecciabianca, perché non è possibile fare diversamente. E altra cosa è sicuramente quella dei trasporti. Il trasporto pubblico è stato massacrato da questa giunta regionale di sinistra. Hanno fatto una legge sul trasporto pubblico locale su ferro e su gomma che non ha dato nessun risultato nei fatti, e anzi ha peggiorato la situazione, lo vediamo dalle crisi che ci sono nelle varie aziende locali. L'altra cosa che appunto le infrastrutture, le strade, e pensiamo alla Gronda. La Gronda è la favola del Leccia, voglio dire, no? Che non si riesce mai a fare, ed è la cosa fondamentale per permettere che il traffico che non arriva su Genova possa transitare e passare, bypassare Genova. E ma è possibile che è 20 anni che ne parliamo e per le beghe della sinistra, degli ambientalisti, del sindaco Doria, piuttosto che del sindaco precedente, non si riesce, del governatore Burlando, non si riesce a fare questa Gronda? È una cosa vergognosa. Le discariche per scelta ideologica non si sono fatti gli impianti di trattamento e quindi gli impianti che bruciavano il tal quale, cioè gli inceneritori di terza generazione, che oggi sono assolutamente compatibili con l'ambiente, lo vediamo dove sono stati fatti, no? In tutta Europa, in tutto il mondo, ma soprattutto nell'Europa civilizzata, ci sono questi termovalorizzatori che servono anche a produrre energia. In Liguria no, per una scelta ideologica. E allora ci sono queste bombe ecologiche. Perché nessuno li vuole sotto casa. Come? Perché nessuno li vuole sotto casa. No, perché per scelta ideologica la sinistra in regione è contro a questi impianti. Non si capisce per qual motivo. E allora non si è fatto, nonostante sia stato fatto uno studio dal sindaco Pericu per farlo, buttato via, milioni di soldi pubblici buttati via, non si è mai fatto. E allora abbiamo queste bombe che sono le discariche a cielo aperto, bombe ecologiche che ogni tanto tracimano di liquami, che ogni tanto le chiudono, e adesso vogliono favoleggiano di fare degli impianti di pretrattamento biologico, cose strane, voglio dire. Insomma, tutte queste cose che io credo su cui sia necessario intervenire per dare alla Liguria una chance diversa, la chance di essere un paese d'avanguardia. Il turismo. La Liguria è un paese turistico, è una regione turistica. Non hanno speso questa amministrazione regionale un euro per il turismo in Liguria, non per la ristrutturazione delle strutture esistenti, non per la promozione in Italia e all'estero. È una cosa, guardi, incredibile. Io credo che su questi argomenti si può intervenire per cercare di dare una possibilità nuova alla Liguria. L'edilizia, la filiera dell'edilizia è a pezzi. Oggi leggevo un... Qualcosa abbiamo già detto. Sì, abbiamo già detto, certo. Ma è l'approccio ideologico che si fa all'edilizia. Non è che bisogna costruire il cemento, la cementificazione, bisogna avere un approccio ideologico diverso, bisogna rinnovare, bisogna riqualificare, questo è fondamentale, e con questa giunta di sinistra non si può, perché ideologicamente sono contrari a qualunque cosa. Poi però non fanno neanche le opere di prevenzione, da un'alluvione all'altra e si beccano queste alluvioni, ci becchiamo tutti e i cittadini se le beccano purtroppo, le alluvioni che sono dei disastri, a volte creano anche dei morti. E perché? Perché tra un'alluvione e l'altra non si sono fatte le opere necessarie a mettere in sicurezza questi fiumi, questi torrenti che sono stati costruiti, sul quale è stato costruito male negli anni,
a volte con grossa responsabilità della sinistra, e parlo di Genova. Grazie Melgrati, andiamo a Barbagallo che può dirsi già contento perché Melgrati ha citato tanti settori, l'agricoltura no, vuol dire che forse lì si salva la regione. Beh, il governo però ha introdotto l'IMU agricola, sono riusciti anche non, a fare non è stato questo regalo agli agricoltori, per fortuna da un certo livello in poi non si paga perché dopo qualcuno è insorto. Però vedi, Melgrati lo conosco bene perché è stato 5 anni assieme. Lui soffre di una malattia che si chiama catastrofismo, no? Cioè perché è tutta una catastrofe, no? Io invece parto proprio dall'ultima sua affermazione, quella del turismo, no? Io penso che in questi 5 anni si sia fatto tantissimo, no? Basta vedere in Riviera come funziona Area 24, come è stata sostenuta, il fatto che nei prossimi mesi ci sarà il Giro d'Italia, tre tappe del Giro d'Italia in Liguria, sappiamo già dei dati degli alberghieri che ci sono già per quel periodo gli alberghi pieni, quindi per 3 giorni siamo a posto in Liguria, per 3 giorni gli alberghi sono pieni, 363 giorni all'anno non ci preoccupiamo, 362 c'è il Giro d'Italia per 3 giorni, siamo a posto, ma vedete che soffre, gli albergatori sono contenti, vedete che soffre di catastrofismo, ma no, soffro di realtà, ma no, ma basta di realtà, la realtà è che siamo ma non in siamo... una situazione drammatica, e voi non avete fatto niente siamo oggettivamente in una situazione economico-finanziaria nazionale e mondiale difficile che si ripercuote anche sui territori, quindi nella regione nostra, però noi abbiamo affrontato queste problematiche con un grande sforzo e abbiamo dato delle risposte, e malgrado queste difficoltà economico-finanziarie abbiamo dato dei contributi notevolissimi. Ho fatto solo questi due esempi, ma basta guardare la televisione, basta guardare a Sanremo domenica scorsa l'afflusso di persone che c'era per i carri fioriti, sembrava di essere tornati a dieci anni fa. Questo c'è siamo in controtendenza, ci sono dei segnali positivi, io penso, e io lo vedo anche nel mio settore, c'è stata una, noi abbiamo visto in questi anni una compartecipazione finanziaria da parte degli imprenditori agricoli notevole, abbiamo visto proprio gente che investe sul territorio, investe nelle sue aziende, e quindi c'è un'inversione di tendenza, i liguri credono nella loro regione e ci impegnano, ci mettono del loro e cercano di far crescere anche le loro aziende, e l'amministrazione pubblica deve fare la sua parte. Diceva bene Minasso prima, speriamo che si faccia l'ultima tratta Andorra finale, avremo il raddoppio della ferrovia. Certo, abbiamo perso del tempo, non per colpa magari nostra, ma per colpa anche dell'azienda che aveva vinto l'appalto, dalla mancanza di risorse. La pista ciclabile ha già avuto dei finanziamenti per essere allungata anche nell'entroterra, no? Mi riferisco alla zona intermedia, per esempio, no? Ci sono dei finanziamenti sulla nettezza urbana. Io lo voglio dire una volta per tutte: è giusto perseguire prima la raccolta differenziata, la diminuzione della massa di rifiuti da portare alla discarica. Perché non è vero che non lo fa nessuno. Noi abbiamo visto che ci sono tanti comuni che stanno pian pianino arrivando, e attraverso un sistema premiale che noi abbiamo, quello della contribuzione che penalizza chi non la fa o chi la fa male, e stiamo vedendo che c'è un lento ma progressivo miglioramento in questo senso. Poi voglio ricordare che parlare di termovalorizzatori e inceneritori, bisogna stare attenti perché hanno dei dimensionamenti di volumi e di abitanti che molto spesso non sono adatti per noi, perché per esempio in provincia di Imperia, per il numero di abitanti e per la produzione che abbiamo, un termovalorizzatore non ci sta. Ma per tutta la Liguria ci sta? Non lo so se ci sta. Ci sono aziende che sono disponibili a farlo in project finance, scusa, e voi non volete neanche preoccuparvi di questo. E poi la colpa non la si può dare, diciamo, alla regione, no? È tutto un sistema che deve funzionare diversamente e deve funzionare meglio a partire anche dagli enti locali e dal tipo di organizzazione. Ma se non siete riusciti a fare il piano dei rifiuti, non siete riusciti a fare in 5 anni. Dobbiamo andare verso la conclusione, Melgrati, perché sì, purtroppo pochi minuti, Minasso, e poi avremo altre occasioni. Uno dei maggiori impegni, così come è stato detto anche
dalla nostra candidata alla presidenza sarà quello di canalizzare le risorse europee, i fondi europei che ci saranno, prendendo più piccioli con una fava, cioè riqualificazione del territorio, investimenti sul territorio a favore dell'ambiente, del turismo e dell'immagine di questa regione, che prevengano anche le gravi calamità naturali. E andiamo con l'onorevole Minasso verso la conclusione, guardando appunto al domani. Io penso che ci voglia molto buon senso, ritengo che alla fin fine chiunque vinca queste regionali debba veramente mettersi anima e corpo per cercare di cambiare perché le cose, perché in effetti è una situazione contingente, mondiale, europea, non è solo Ligure o Nord Italia o Sud Italia, è proprio una situazione contingente mondiale, quindi siamo in una situazione molto difficile. Io penso che il buon senso, il senso di responsabilità debba far capire che la politica in questo momento deve comunque concentrarsi sulle cose fondamentali, che le abbiamo dette, che poi sia a destra che a sinistra, centro-destra, centro-sinistra, ci si accusa quando si è all'opposizione o in maggioranza sempre più o meno delle stesse cose, no? Però effettivamente la sanità, le infrastrutture, come si è detto, i rifiuti, sono tutti problemi, la sanità, il turismo, sono problemi centrali, ma che soltanto col buon senso, con l'impegno si può veramente cercare di costruire qualcosa. Quindi mi auguro, che chiunque vinca le elezioni abbia comunque il buon senso di poter dire per la prima volta tanti no, per prendere delle posizioni decise, ferme, che spesso e volentieri sono anche a volte un po' contro la maggioranza, diciamo, dei cittadini, che forse subito non comprendono che certe posizioni, magari, come dicevamo prima, del termovalorizzatore o della sanità, della ristrutturazione delle risorse, cioè tante cose che possono sembrare inizialmente magari difficili da portare avanti, ma io penso che invece ci sia bisogno veramente di un governo ligure e di un governo nazionale, ma soprattutto adesso parliamo della Liguria, che abbia la ferma volontà di proseguire in alcune decisioni che prende, le porta avanti e le porti a termine. Abbiamo, come diceva prima, devo dire, Barbagallo, effettivamente è vero, c'è questa finestra, questa grande speranza, che sono questi 350 miliardi di euro da parte della comunità europea, che sono tanti tanti soldi, sono 700 mila miliardi di vecchie lire che verranno distribuite e quindi dobbiamo saperne approfittare, quindi la capacità anche delle regioni di riuscire a intercettare questi finanziamenti, anche se comunque devo dire è un discorso abbastanza complesso, ma mi risulta che comunque per la prima volta i fondi non passeranno solo attraverso le regioni, ma vi potranno accedere per esempio anche le aziende direttamente, quindi potranno andare a chiedere direttamente finanziamenti in Europa, quindi sarà, cioè l'Europa sta cercando in qualche maniera di dare una mano alle nazioni più in difficoltà e logicamente le regioni come la Liguria sono regioni in difficoltà rispetto a una nazione già in difficoltà per se stessa, quindi direi tanto buon senso, tanta voglia di impegnarsi, di fare politica seriamente. Mi auguro che chi sarà eletto, chi governerà questa regione, sia una persona decisa, seria, onesta e circondata comunque da consiglieri regionali, con una giunta forte che la segua sino in fondo, prenda delle decisioni che possono cambiare la Liguria. Poi se a un certo punto non riuscirà a raggiungere questi risultati, la parola tornerà agli elettori, sono poi loro che devono decidere se uno ha amministrato bene o uno ha amministrato male. D'altronde il nostro parere è molto relativo, siamo molto di parte, quindi è chiaro che vale poco il nostro parere su quello che abbiamo fatto, e sono gli elettori che poi danno il giudizio e danno il parere su come hai lavorato, se bene o se male. E noi cerchiamo di contribuire per la nostra parte, questo è un espresso volere del nostro editore Francesco Zunino, attraverso questi appuntamenti in diretta che torneremo a fare, anche con la possibilità di dialogo con il pubblico, anche se ci scusiamo perché ovviamente il tempo è limitato e purtroppo non si possono gestire tanti interventi in diretta. Ecco, dobbiamo cercare un po' di selezionare da questo punto di vista, però credo che sia già un qualcosa di importante e di questo possiamo dire grazie appunto a Francesco Zunino, che approfittiamo per salutare, per aver avuto l'idea di questa finestra in diretta, direttamente con voi, che tornerà ovviamente su Imperia TV. Per questa sera vi salutiamo e ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, l'onorevole Eugenio Minasso di Area Popolare, Giovanni Barbagallo del Partito Democratico, assessore regionale agricoltura, Marco Melgrano di Forza Italia, capogruppo di Forza Italia in regione. Grazie a voi per aver accettato il nostro invito e grazie al pubblico per averci seguito. Buona serata, buonanotte.